pomeriggio a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Virtual Studium. Ringraziamo innanzitutto tutti gli organizzatori e le associazioni che stanno appunto seguendo l'evento, quindi ringraziamo Siena Campus, ringraziamo anche Ciclomaggio e chiaramente Uregio Siena. E diamo il benvenuto al nostro ospite del giorno che è il professor Mario Perini. Salve professore, il titolo dell'intervento di oggi sarà Emergenza Coronavirus e il Parlamento. E quindi il professore è proprio qui appunto per parlarci del ruolo che il Parlamento sta avendo appunto nella gestione di questa emergenza. Vi ricordiamo che domani sul profilo di Uregio Siena ci sarà un nuovo evento, sempre alle 17, con la direttrice dei musei senesi, Elisa Bruttini. Quindi se volete potrete partecipare. Professore, quindi diciamo, veniamo al nocciolo della questione, ci parli un po' di qual è la situazione politica del paese in questo momento, diciamo, chi è che sta adottando disposizioni e soprattutto che ruolo sta avendo il Parlamento. Prego. Sì, anzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire e entriamo subito nel nocciolo della questione. In verità, attualmente, per quanto possa sempre sembrare strano, tutte le istituzioni e gli organi costituzionali funzionano, anche se le modalità, le forme e la frequenza e l'intensità di questa attività è ridotta e soprattutto avviene con modalità particolari, peraltro come si sta svolgendo anche la nostra vita. Per quanto riguarda le decisioni, continuano ad essere prese, ripeto, da tutti i vari attori istituzionali, però certamente ci sono alcuni attori istituzionali che hanno un ruolo preminente in questo momento. Anzitutto lo vediamo anche visivamente da quello che succede, da quello che noi riusciamo a seguire nei quotidiani, alla televisione, sui social media. Il governo e soprattutto il Presidente del Consiglio dei Ministri ha un ruolo assolutamente centrale, ma non è solo questo l'insieme di organi che hanno un ruolo e stanno operando e prendendo decisioni. Basti pensare ai vari ministri, per fare alcuni accenni al Ministro della Sanità, a quello dei trasporti, a quello dell'economia. C'è poi un altro settore molto attivo che è il Dipartimento della Protezione Civile, attivato con la dichiarazione di emergenza a gennaio, e a seguito di questa dichiarazione di emergenza il capo della Protezione Civile e il Dipartimento assumono una serie di poteri non a carattere eccezionale, ma comunque di gestione piuttosto incisivi. Però sono particolarmente attivi e lo vediamo di nuovo nella comunicazione istituzionale che ci arriva con i vari canali, le regioni, in particolare i presidenti delle varie regioni con i loro provvedimenti, i comuni e soprattutto i sindaci, l'organo monocratico che adotta ordinanze nei vari ambiti territoriali. E poi ovviamente anche il Parlamento. E questo infatti era il tema della giornata. Il Parlamento, dopo una prima incertezza che ha avuto, diciamo, a cavallo tra febbraio e marzo, che diciamo non per giustificare la situazione, ma che ripeto è una situazione di incertezza che abbiamo avuto tutti, diciamo che ha trovato un modo di affrontare la questione e dopo un primo momento che sembrava si dovesse bloccare o dovesse ridurre al minimo l'attività, invece è un Parlamento che sta funzionando sicuramente con modalità diverse. Con minore intensità, ma sta funzionando. Se vuole, poi ho anche dei dati se possono interessare a grandi linee su Certo, quelle che sono queste attività parlamentari. Ad esempio, limitandoci a questa settimana, oggi stesso ci sono riunioni sia al Senato che alla Camera in varie commissioni. Ci sono previste per domani e dopodomani riunioni in assemblea, cioè nel plenum sia del Senato sia della Camera. Al Senato per discutere la conversione in legge di uno dei decreti legge adottati del governo, alla Camera per rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze urgenti.
Dunque diciamo che il Parlamento sta funzionando. Magari può essere anche curioso e interessante a vedere come funziona, però questo magari se potete pensare che sia un aspetto un po' più tecnico, ma sicuramente credo di un certo interesse. Sì, magari se ci spiega, ecco, effettivamente come sta funzionando, quali sono le modalità con cui si stanno svolgendo le sedute, quindi come stanno lavorando appunto le Camere. Allora, io direi per quanto riguarda le modalità delle sedute, le regole sono queste. Si è deciso che l'aula, cioè il plenum delle due Camere, operi in presenza dei parlamentari, non in remoto. C'è stata e c'è tuttora un'ampia diatriba anche dottrinale sulla possibilità di utilizzare strumenti telematici. Però i presidenti delle due assemblee hanno deciso che le riunioni dei plenum debbano avvenire in presenza e secondo me con una scelta non sbagliata. Però allo stesso tempo si rendono conto che la situazione di emergenza non permette un'operatività normale, cioè con la presenza di 630 e 315 senatori, perché diventerebbero delle zone rosse, i Ecco, palazzi. professore, scusi se la interrompo, c'è una domanda e chiedono: ma perché non fanno le sedute in forma telematica? Ci scrivono coloro che ci seguono. Allora, le sedute in forma telematica pongono dei problemi che non sono di poco conto. Allora, prima di tutto, da un punto di vista strettamente tecnico, e per ora vediamo questo primo aspetto, poi passo invece al problema politico-istituzionale. Da un Certo. punto di vista strettamente tecnico, piattaforme che garantiscono il collegamento contestuale di 630 e 315 persone, ci possono probabilmente essere, ma la funzionalità non sarebbe particolarmente efficiente. Comunque non potrebbe mai riprodurre il confronto in aula, che richiede una presenza fisica, dove tenete conto che è importante anche l'atteggiamento e il linguaggio del corpo, non solo quello che si dice. L'altra cosa molto importante, sempre da un punto di vista tecnico, è che tenete conto che l'istituzione pubblica per eccellenza, dove si esprime la nostra sovranità, dovrebbe utilizzare piattaforme puramente private, cioè dovrebbe utilizzare dei beni e degli strumenti che sono nella piena disponibilità di soggetti privati, che sia Google, che sia una qualunque altra società privata. Ma si tratta, per quanto sicuramente, io non sto mettendo in dubbio che queste società possono alterare in qualche modo la discussione, ma capite che quantomeno sarebbe strano che un organo istituzionale, centro della sovranità di uno Stato, operi grazie ed esclusivamente grazie a un soggetto e a una società privata. Avrei dei dubbi su questa possibilità. Da un punto di vista politico-istituzionale, invece, la ragione per cui si dice che si preferisce la presenza fisica è che il Parlamento, a differenza di, ad esempio, noi elettori quando andiamo ad eleggere, non si limita a votare. Noi andiamo al seggio, votiamo e dunque lo potremmo fare anche eventualmente digitalmente, pigiando un bottone, e poi torniamo a casa. Questo facciamo votando. Ma il Parlamento non è questo, è altro, è principalmente altro, è discussione e deliberazione. Anzi, talvolta i parlamenti non arrivano neanche a votare, ma decidono con uno strumento tipico del parlamentarismo che è il nemine contradicente, cioè si discute, a un certo punto si riesce ad arrivare a una posizione condivisa attraverso la discussione, che non è necessario votare. Dunque, l'essenza dei parlamenti moderni non è il voto, non è io voto, c'è sicuramente quella come una parte essenziale, ma c'è tutta un'altra parte che il semplice voto non riuscirebbe a esprimere. Questa è la ragione per cui si preferisce dunque utilizzare almeno il plenum nel garantire per quanto riguarda il plenum dell'aula la presenza fisica. Però, dicevo allo stesso tempo, per garantire anche la continuità istituzionale, perché se vengono fatti
convergere tutti i parlamentari nelle Camere, c'è un rischio gravissimo che tutti o molti si ammalino e dunque a un certo punto, di qui a qualche settimana, a qualche mese, nessuno possa poi più riunirsi perché non c'è più nessuno sano. Allora si è utilizzato una serie di accorgimenti che non sono stati decisi sotto forma di regole formali, ma sotto forma di gentleman agreement, cioè di accordi tra gentiluomini. In particolare, ciascun gruppo parlamentare invia solo alcuni loro propri rappresentanti, gli altri spontaneamente, perché nessuno gli vieta di andare in palazzo, tutti gli altri potrebbero liberamente presentarsi, hanno scelto in base a questo accordo di gentiluomini di non presentarsi e in questo modo si riesce a garantire gli spazi tra gli scranni. C'è anche un altro dato molto interessante che sta dimostrando una collaborazione anche tra le forze politiche, quello che va sotto il nome tecnicamente di pairing, cioè quando si convocano appunto questi rappresentanti dei gruppi che si ritrovano in Parlamento, se per qualche ragione, come è accaduto, il rappresentante di un gruppo non può andare perché ad esempio è risultato positivo, così è accaduto per un delegato, per un parlamentare della Lega, un parlamentare di maggioranza non si presenta spontaneamente per garantire l'equilibrio tra i gruppi. Questo è quello che accade in aula. Viceversa, nelle commissioni si è deciso di operare in due sensi. Per quanto riguarda tutta l'attività informale e preparatoria si è scelto la via telematica. Dunque avvengono videoconferenze attraverso gli strumenti che tutti noi conosciamo, dove viene svolta la discussione e l'attività preparatoria, mentre l'attività formale continua a essere garantita in persona anche all'interno delle commissioni. Un altro dato che può essere interessante è che cosa si discute in questo momento, perché anche in questo c'è una diversità rispetto al passato. Ovviamente, visto che le sedute sono diradate e anche il numero, per le ragioni che dicevo, dei parlamentari si è ridotto in presenza fisica, ci si limita alle questioni più importanti. In particolare, i presidenti hanno garantito che venga fatta la discussione di tutti i disegni di legge indifferibili e urgenti, e prima tra tutti i disegni di legge di conversione dei decreti legge del governo, viene garantito in massimo grado l'attività ispettiva nei confronti del governo, cioè quelle che tecnicamente si chiamano le question time e le interpellanze urgenti, cioè le richieste al governo di spiegare ai rappresentanti della nazione cosa sta avvenendo con riferimento a determinate questioni. E poi si continua anche attraverso audizioni principalmente del governo o di soggetti facenti parte della pubblica amministrazione. Quindi possiamo dire che l'assetto costituzionale è stato mantenuto anche durante l'emergenza o ci sono appunto delle discrepanze? Ecco. Allora, l'assetto costituzionale è stato, qui bisogna dire a che livello facciamo l'analisi. Se ci teniamo molto alti, direi che l'assetto costituzionale ha retto e viene rispettato. È ovvio, se la domanda poi invece mi viene fatta in maniera più tecnica e con riferimento a specifici aspetti delle fonti utilizzate, delle deroghe effettuate, sicuramente alcuni problemi possono emergere, però a grandi linee, nelle grandi linee non possiamo dire che non si stia facendo un lavoro corretto da un punto di vista costituzionale. Sicuramente il sistema è in tensione, questo non c'è dubbio, però credo che non ci siano dei grossi sviamenti da quello che è l'assetto istituzionale, l'assetto previsto dalla nostra Costituzione. Ecco,
Un'altra cosa, ecco, lei come ha trovato le forze politiche, diciamo, in gioco? Le ha trovate coese oppure, diciamo, ha visto ancora, diciamo, interessi particolari in gioco, ecco? Allora, qui secondo me è molto interessante fare una distinzione tra il potere nelle forme in cui si manifesta secondo le sue forme e la comunicazione istituzionale e politica, perché qui troviamo una cesura fortissima, secondo me. Allora, se guardiamo alle forme del potere, cioè a come il potere previsto dalla Costituzione si manifesta, qui secondo me vediamo una coesione nazionale piuttosto interessante, cioè nel senso che tutte le forze politiche stanno collaborando. Do semplicemente due dati molto importanti e che dimostrano questa mia affermazione. Il voto sul primo decreto, allora i decreti legge fatti dal governo devono essere convertiti in legge, dunque controllati dal Parlamento. Per ora il controllo è avvenuto in via definitiva, cioè la conversione in legge è avvenuta solo per un decreto legge, che è il primo decreto legge alla base poi di tutti i provvedimenti e dunque molto importante da un punto di vista anche simbolico, e è il decreto legge 6 del 2020. Se noi guardiamo i lavori parlamentari di conversione, ci accorgiamo che le forze politiche hanno tutte votato a favore. E noi, se vuole dei dati più dettagliati, abbiamo alla Camera due soli voti contrari e al Senato solo 5 astensioni. Dunque, credo che questo sia significativo da un punto di vista della collaborazione. Ma andiamo oltre. Un altro dato istituzionale molto rilevante. Avrete sentito che il governo sta utilizzando il deficit per finanziare il sostegno economico alle famiglie e alle imprese. Per fare questo, la nostra Costituzione richiede una deliberazione del Parlamento. Il Parlamento deve autorizzare il governo a indebitarsi ancora di più e lo deve fare con una maggioranza qualificata. Se andiamo a vedere le votazioni avvenute in quella sede, dunque una decisione importantissima perché, tra l'altro, non incide solo su quello che accade oggi, ma anche su l'indebitamento produrrà effetti a lunghissimo termine sul nostro paese. Se noi andiamo a vedere quella votazione che è avvenuta l'11 marzo scorso, ci accorgiamo di cose molto rilevanti. Prima di tutto, la votazione è avvenuta, se prendiamo la Camera, con una sola astensione. Dunque, il resto era assolutamente, ripeto, non c'era neanche un voto contrario, ma solo un'astensione, che tra l'altro, secondo le regole odierne, anche al Senato, non ha significato di voto contrario, ma solo di non voto. L'altro elemento molto significativo è che proprio in relazione a questa votazione dell'11 marzo è stato messo in piedi quel gentleman agreement e l'utilizzo del pairing a cui facevo riferimento prima, cioè le forze politiche si sono messe d'accordo per presentarsi solo in numero ridotto e laddove qualcuno di una forza politica fosse mancato, c'era l'accordo che quelli della forza politica contrapposta o delle forze politiche contrapposte non si sarebbero presentati e è andato tutto liscio. Questo fa vedere che dal punto di vista delle forme del potere, con cui il potere si manifesta, c'è stata coesione e collaborazione. Discorso invece completamente diverso dobbiamo fare con riferimento alla comunicazione. E qua, non sono ferratissimo perché, essendo un giurista, la domanda dovrebbe essere rivolta a sociologi, pubblicisti, ad altri soggetti. Però quello che noto anzitutto, io distinguerei tre forme di comunicazione che hanno a che vedere con i nostri politici. La comunicazione istituzionale, cioè quella che proviene dalle istituzioni, Parlamento, Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri. La comunicazione politica, quella che viene dal parlamentare, dal gruppo politico, dal partito, eccetera. E la comunicazione personale, che può comparire sui social media, che può avere un'influenza politica, ma che diciamo è più
di natura strettamente personale. Da questo punto di vista, io direi che la comunicazione istituzionale, rispetto alla forma del potere, inizia a presentare già le prime, criticità rispetto a quelle che sono invece state le forme con cui si è manifestato il potere, che secondo me non, ha evidenziato una buona collaborazione e una buona tenuta del sistema. La comunicazione istituzionale ha avuto degli alti e bassi, pensiamo soprattutto a anticipazioni di provvedimenti che sono intervenuti dopo giorni, creando sconcerto, se non addirittura situazioni di panico tra la gente, ma da questo punto di vista ci possiamo giustificare, no giustificare, possiamo trovare, possiamo dire che non siamo i soli. Io ricordo questo problema dello scarto fortissimo tra la comunicazione istituzionale e le forme del potere, le ritroviamo ormai in tutti i sistemi occidentali. Io mi ricordo ormai anni fa, forse qualcuno se lo ricorda, un evento molto rilevante da un punto di vista della geopolitica, quando c'erano tensioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti, e Trump, il presidente degli Stati Uniti, fece un Twitter dicendo che aveva mandato una portaerei verso la Corea del Nord. In realtà la portaerei stava andando per delle esercitazioni in Australia e continuò per giorni andare verso quella direzione, perché il presidente, oltre al Twitter, non aveva inviato il provvedimento, l'ordine alla portaerei di muoversi. Questo è solo uno dei tantissimi esempi che noi abbiamo di scarto tra la comunicazione istituzionale e le forme del potere, e è un problema molto grosso, ma che in questo caso, in questo momento di emergenza, si acuisce. Dal punto di vista poi della comunicazione politica, cioè fatta dai gruppi politici, dai partiti, dai singoli parlamentari, diciamo che qua andiamo peggio ancora, cioè nel senso che ci accorgiamo tutti che ognuno sta tirando l'acqua al proprio mulino e qui ritroviamo un altro carattere proprio della politica contemporanea, cioè quel costante clima elettorale in cui sembriamo costantemente di vivere. E questo avviene a tutti i livelli, da parte del singolo parlamentare, del partito politico, della regione espressione di un determinato partito politico che tira acqua al suo mulino attraverso comunicazione politica non propriamente corretta. Abbiamo poi la comunicazione personale su cui preferirei tacere perché lì magari sarebbe anche utile chiedere a degli psichiatri il loro parere. Va benissimo. E un'ultima domanda, le faccio questa, diciamo, riguarda più una sua visione personale, ecco. Diciamo, secondo lei, questa esperienza del coronavirus potrebbe essere un po' il precursore per cambiamenti all'interno del Parlamento, magari anche della Costituzione stessa, magari si lavora in pochi ma buoni, ecco. Allora, mi permetto prima di fare una parentesi. I pochi ma buoni non sono molto d'accordo, io sarei per molti, anche se magari non molto buoni, ma questo chiudo subito la parentesi. È precursore questa situazione di cambiamenti? Io non lo so, cioè nel senso, pensate alla vostra vita individuale. Sentiamo comunemente che persone che dicono anche autorevoli personaggi che tutto cambierà, il mondo non sarà come prima, l'economia non sarà come prima, eccetera, eccetera. In realtà tenete conto che questo atteggiamento millenaristico è tipico dell'uomo. Pensate al mille e non più mille che si studia alle scuole superiori, pensate a tutte le occasioni in cui noi ci siamo trovati di fronte a grossi cambiamenti in cui l'uomo ha detto domani sarà tutto diverso e poi magari nulla è cambiato. Allo stesso tempo non credo neanche che nulla cambierà, nel senso che è vero che la storia è un percorso continuo e non finisce, però credo che questo fenomeno possa incidere. Cosa posso dire? Pensate ripeto, alla nostra vita privata.
E non solo a questa emergenza coronavirus, ma immaginate, pensate a eventi traumatici che voi avete subito, nella vostra vita, piccoli o grandi che fossero, la fine di un amore, la morte di una persona. Il fatto che dopo voi siate cambiati è dipeso prima di tutto da una serie di domande che vi siete fatti, se vi siete fatti certe domande e se avete elaborato quelle domande. E se vi trovavate nelle condizioni oggettive e psicologiche di elaborare quell'evento traumatico, se non eravate in quelle condizioni, vi sarà sicuramente accaduto che eventi traumatici non vi hanno cambiato, vi hanno cambiato minimamente. Credo che sia, per quanto, ripeto, non sono un esperto del settore, ma credo che non sia molto diverso per le società. Dipende se le condizioni ci permetteranno di riflettere, le condizioni oggettive ci permetteranno una riflessione ad ampio respiro, se saremo maturi per farle, soprattutto se ci porremo delle domande e soprattutto quali domande ci porremo. Ora, non voglio fare, non, anche perché è lontano dal mio profilo sia culturale sia politico, però un post che ho letto su Facebook che proveniva da una determinata e chiara parte politica, però mi ha colpito e mi ha fatto pensare, mi ha fatto porre delle domande. Il post più o meno diceva questo: è strano che il capitalismo collassi quando le persone si limitano a comprare ciò che è necessario. Allora, ripeto, senza condividere questa posizione, perché ritengo che l'uomo abbia bisogno anche di altre cose rispetto allo stretto necessario, questo è indubitabile. Però una domanda forse sarebbe opportuno porsela, anche coloro che la vedono diversamente, non sarebbe male che se la ponessero. Va benissimo, grazie mille professore. Non so se vuole aggiungere qualsiasi cosa, una riflessione o altro. Io A sono posto. a posto. Perfetto. Se qualcuno ha domande, sono qua e se no vi ringrazio molto. Va benissimo professore, allora la ringraziamo infinitamente per il suo intervento, è stato molto interessante e le auguriamo una buona quarantena, ecco, e la salutiamo. Arrivederci. Arrivederci, grazie a voi.